Bene, cari amici, ed eccoci qui con la 39esima puntata di Don Chisciotte e i mulini a vento. Caro Alfredo, siamo già a 39 le puntate. Vero Alfredo, ci sei? Batti un colpo! Sono qua, sono qua. Ah, benissimo. Allora, 39esima puntata, oggi 9 febbraio 2016. 22.01, partirei subito con la rassegna stampa perché vedo che con il nostro ospite in studio, insomma, modo di dire, qui a Radio Saiuz, è uno studio virtuale, ecco. Ecco, ci saranno molte cose interessanti da dire, quindi non voglio rubare molto tempo. Allora, rassegna stampa dal Fatto Quotidiano, grosso problema, le borse sono ancora in profondo rosso, Milano termina a meno 3,2%. Gli economisti hanno detto che iniziative forti oppure si torna al 2011. Insomma, il problema non è l'Italia, ma il mercato che è allo sbando. Servono certezze, invece prevale la delusione di quello che non fanno i governi. È proprio una schifezza. Poi un'altra notizia molto interessante, il caso Quarto, il sindaco Capuozzo del Movimento 5 Stelle ritira le dimissioni, così difendo la mia città. In questi 20 giorni che la legge mi mette a disposizione ho potuto valutare la mia scelta. L'ha spiegato il primo cittadino del comune campano, travolto da un'inchiesta della Procura partenopea su presunte infiltrazioni camorristiche. Ma questi fanno quello che vogliono. Abbiamo invece Esatto. una brutta notizia che viene dalla Siria. Ci sono stati dei raid su un ospedale di Medici Senza Frontiere, ci sono almeno 3 morti a Tafas. C'è stato un evento analogo il 3 ottobre scorso, insomma, in Afghanistan, e quel giorno erano i caccia della NATO che avevano bombardato il centro traumatologico di Medici Senza Frontiere a Kunduz City. Quindi continua la guerra, siamo sempre in guerra, ma staremo a vedere. Ritorniamo a casa nostra, elezioni, Guerini del PD dice multa Movimento 5 Stelle per chi dissente, subito legge su partiti e democrazia interna, perché sappiamo benissimo che c'è stato, oggi se ne è parlato moltissimo, riguardo ai 150.000 euro di multa per quei diciamo iscritti, se vogliamo così, del Movimento 5 Stelle, insomma, oppure partecipanti alla lista del Movimento 5 Stelle a Roma, insomma, per non fargli cambiare casacca, in poche parole. Insomma, dopo le polemiche, insomma, per la decisione dei grillini, appunto, di introdurre una penale per i consiglieri ribelli, Demma attaccano e chiedono di accelerare sul DDL che vuole riformare il sistema degli organi di rappresentanza in Parlamento. Fanno tante chiacchiere e così è finita la cosa. Poi abbiamo il caso Regeni. Il PC è stato consegnato alle autorità italiane, il computer, insomma. Il test dice telefono spento 45 minuti dopo l'ultima chiamata. In un'interrogazione alla Camera, il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova ha spiegato che Gennaro Gervasio, amico che aspettava il ricercatore friulano per cena, ha riferito all'ambasciata di aver ripetutamente provato a chiamare Giulio tra le 20:18 e le 20:23, appunto senza ottenere risposta. A partire dalle 20:25 invece il cellulare del ragazzo risultava spento. Insomma, si indaga sugli incontri avuti dal 28enne con esponenti del sindacato indipendente. Questa è un'altra cosa che non sapremo mai la verità. Ultima notizia, Sanremo, è partito Sanremo 2016, quindi inutile che lo guardate perché già sappiamo come va a finire. Oh no, scherzi a parte. Sai, il Festival di Sanremo è partito, ci sono le dirette questa sera, insomma, saremo a vedere come andrà a finire anche questo Sanremo, se ci saranno tante polemiche oppure andrà tutto liscio, filerà tutto liscio come l'olio. Alfredo, per quanto mi riguarda, la rassegna stampa è finita, io ti passerei la linea, se riesco ad acchiappare la regia. E ricordando ai nostri amici che sono all'ascolto di Radio Saiuz in www.radiosaiuz.it, ma potete seguire questa diretta radiofonicamente parlando, vero Alfredo, sul sito radioreinoweb.it.
mi raccomando, visitate radiorenoweb.it perché sono delle notizie soprattutto locali che riguardano Casalecchia di Reno, riguardano il bolognese, insomma, che il caro amico Alfredo mette a disposizione. Poi ve ne parlerà lui lungo durante questa diretta. Alfredo, a te la parola. Ok, qua riprendiamo con questa nuova puntata di Don Chisciotte e i mulini a vento, in una serata abbastanza particolare perché inizia, come diceva il caro Sancho, il Festival di Sanremo, evento veramente magnetico che attira tutte le attenzioni. Oddio, quando ero giovane attirava tutte le attenzioni e tutti si preparavano per questo evento fantastico dove grandi cantanti si esibivano, e adesso veramente con questa overdose di musica che noi abbiamo tutti i giorni l'interesse è calato. Un altro evento particolare, come ci ricordava il nostro amico l'odontoiatra, che oggi è Santa Apollonia, la protettrice dei dentisti. Abbiamo scoperto che il nostro odontoiatra non utilizza quei cari strumenti che ricordano la nostra infanzia, il martello, lo scalpello, le pinze, veri strumenti arcaici per estrarre denti e d'aiuto per i cerusici che andavano per mare. Invece stasera sarà una serata un po' particolare perché abbandoniamo un attimo denti, dentiere e cose di questo genere per parlare invece del corpo, della salute del corpo, e in particolare di tutte quelle attenzioni che sempre più le persone hanno verso il proprio corpo, le saune, i massaggi, gli idromassaggi e via discorrendo. Purtroppo qua nel mio castello queste cose non esistono e dobbiamo arrangiarci alla meglio, e quindi per riuscire a comprendere questo mondo che sempre più si sviluppa ed è sempre più interessante, diamo la parola al nostro Simone. Buonasera. Che oltre a essere, diciamo, dentista o cerusico di città, è anche esperto in questo settore che sta coltivando in maniera molto interessante. A te, Simone. Buonasera innanzitutto. Mi sentite? Sì, perfettamente. Oh, un'altra notizia, faccio segna stampa. È morto da poco Fischer, quello che ha fatto i tasselli. Aveva 96 anni. Fischer, chi? Quello dei tasselli. Fischer. Quello che aveva inventato il tassello. Il tassello del muro. Muro. Sì. È stata una grande invenzione, a dire la verità. E vengono prodotti 14 milioni di tasselli al giorno. Caspita. Ed era l'uomo che aveva più brevetti di Edison. Vabbè. Giusto così, notizia. Per una notizia, per allegrare. Mi è capitato, vabbè, ricordiamo il tassello. Sì, allora, stasera appunto parliamo di un argomento un po' diverso, parliamo di wellness. Wellness che è molto importante ormai nella vita quotidiana, in quanto le persone, per via appunto di tutti i ritmi molto sostenuti che andiamo ad avere volenti o nolenti, hanno proprio una necessità, viene proprio richiesta come una necessità del corpo e della mente il bisogno di rilassarsi. Il bisogno di rilassarsi è ovviamente e quindi diventa una priorità anche delle persone che vanno a cercare delle tecniche e dei luoghi dove potessi rigenerare. E nel nostro centro a Bologna, oltre, come abbiamo visto la volta scorsa, a trattare l'odontoiatria in modo un pochino particolare, abbiamo anche una zona, abbiamo un vero e proprio centro benessere completo che cerca appunto di creare un connubio
di benessere che passa ovviamente dalla bocca, ma prosegue anche per il corpo. E comunque ricordiamo che i denti sono all'interno sempre di una persona e quindi sono solo una parte di un organismo. Le tecniche per i mezzi, quindi per cercare relax, sono vari. Partiamo dai più conosciuti, ovviamente conosciamo il massaggio. Il massaggio è molto ricercato e ha dei benefici sia fisici, quindi permette di avere anche delle specificità, come ad esempio i massaggi anticellulite, il massaggio linfodrenante o altri massaggi un pochino più particolari come quelli olistici, quindi con una combinazione anche di percorsi emozionali e di medicina cinese, nonché ovviamente è molto collegato con anche proprio il relax mentale. Molte persone hanno la scusa, diciamo, del massaggio, ok, per distendere i muscoli, ma ritrovare un momento con se stessi di silenzio e di coccola, diciamo, per ottenere un grado di relax. Un'altra cosa che sta prendendo, diciamo, inizia a diventare un pochino di moda, ormai lo è da un pochino, è ovviamente l'accesso delle persone nelle spa. Spa è un termine che significa, viene dal latino, che non è società per azioni, ovviamente, ma è salus per acqua, quindi ottenere un grado di salute grazie all'acqua. Appunto, i centri benessere, le spa, che nascono dalle spa romane, quindi è una cosa già conosciuta da tempo immemore, quindi sappiamo che i romani già utilizzavano dei percorsi di acqua calda e fredda e tiepida, quindi proprio dei veri percorsi progressivi per ritrovare il benessere, nonché ovviamente essere dei momenti di scambio sociale, sono appunto concepite in chiave più moderna e possiamo in media identificare 3-4 mezzi, diciamo, molto famosi, che sono la sauna, che è il bagno chiamiamolo di vapore secco, il bagno turco, definito anche hammam, che, diciamo, l'hammam è una variabile più di anche esperienziale, perché nell'hammam si fanno proprio dei veri e propri rituali, che l'hammam, il bagno turco, è un bagno appunto di vapore umido. Dall'altra parte poi abbiamo ad esempio l'idromassaggio, diciamo, una delle cose più conosciute, che è anche un accesso più famoso, più, diciamo, di larga scala, che viene inserita anche all'interno delle varie case, e anche ad esempio altre cose un pochino più particolari, come ad esempio i percorsi Kneipp, che sono dei percorsi nati per la circolazione dei piedi e delle gambe, per migliorare la circolazione delle gambe, che sono fatti da camminare dentro delle vasche di acqua calda e fredda, che hanno sotto dei ciottoli irregolari per migliorare la circolazione appunto del piede, fino a passare a cose come ad esempio le docce emozionali. Le docce emozionali sono invece delle docce basate sull'acqua, che abbinano all'acqua calda o fredda un'esperienza emozionale, che può essere la cromoterapia, quindi l'emissione di luce di vari colori, nonché anche di odori grazie all'emissione di oli essenziali con vari utilizzi. La sauna è una delle cose più famose. E qual è il motivo per cui una persona si deve chiudere in una sauna? Si chiude nella sauna, che appunto ricordiamo essere vapore secco con temperature che raggiungono anche i 90 gradi. Si chiudono fondamentalmente per sudare. Perché? Perché l'obiettivo è eliminare dal corpo le tossine e stimolare la funzione degli altri organi. Infatti, cosa succede? Succede che il calore permette di far dilatare i vasi sanguigni, rilassare i muscoli e le giunture, pulisce e rende elastica la pelle, fa dimagrire, aiuta anche il sistema immunitario e ha un grosso beneficio immediato, ovviamente, sulla tensione nervosa, generando anche appunto un grado importante di relax. Dall'altra parte invece, che sono comunque sempre percorsi che di solito vengono combinati,
c'è appunto il bagno turco. Il bagno turco, abbiamo già detto, che è già utilizzato, pensate, dagli egizi, ed è stato definito, ricordiamo il termine di hammam, dagli arabi, ha l'obiettivo di rigenerare la pelle e migliorare la corretta circolazione del sangue all'interno delle vene. Di solito all'interno di una spa completa vengono effettuati dei percorsi benessere che sono composti, quindi si accede all'interno della sauna, ovviamente prima si fa una doccia, si entra all'interno della sauna, si entra come usanza vera, la vera sauna diffusa nei paesi del nord è di stare nudi solo con per motivazioni igieniche, con un asciugamano che copre ovviamente la panca e le parti intime, si sta per dei cicli in media di massimo 15 minuti, in cui appunto il corpo va a espellere tutte le tossine, si esce dalla sauna e si fa immediatamente, bisogna avere un'escursione termica, quindi viene effettuato una doccia molto fredda, o addirittura ci sono dei centri che hanno proprio un secchio, e proprio c'è la caduta del secchio gelido per abbattere appunto l'escursione termica, e vengono appunto ripetuti dei cicli alternando fra la sauna, il bagno turco, il relax, che ovviamente va sempre lasciato in mezzo per lasciare il corpo libero di distendersi, concludendo poi con l'idromassaggio per smuovere un pochino i muscoli e dare un rilassamento finale. Quindi questo fondamentalmente la possiamo considerare come il percorso classico che troviamo in un classico sempre centro benessere o spa, che sono diciamo fra le cose in assoluto più ricercate. Qualche domanda su questa prima parte? Sì, è stato estremamente interessante la spiegazione, che toglie un po' della mia profonda ignoranza, perché io quando parlo di spa, come hai detto giustamente, penso alle società per azioni. È una deformazione proprio tecnica. Indubbiamente la sua necessità è veramente importante, perché sappiamo benissimo che nella società attuale è così piena di inquinamento di qualsiasi genere, sia per l'inquinamento atmosferico sia anche per l'inquinamento audio, che noi dimentichiamo sempre, ed è invece un punto molto importante per la nostra vita, e queste spa ricreano situazioni di benessere molto molto forti. Ecco, una domanda subito che mi viene è questa: per esempio, io avendo problemi di pressione, mi è sempre stato detto che i bagni turchi, comunque le saune in generale, possono essere pericolose. Sì. È vero o è una cosa? No, è assolutamente vero. Chi soffre soprattutto è una problematica di tensione, di pressione bassa, perché come abbiamo detto, entrambi i sistemi, lavorando sul calore, portano a una vasodilatazione. Quindi se c'è già una pressione bassa, un ulteriore abbassamento della pressione dato appunto dalla meccanicità, chiamiamo, dalla fisicità del calore, può creare uno svenimento, cioè la problematica. Invece io, avendo la pressione alta, può creare... Tecnicamente no, potrebbe dare un beneficio. Sì, perché si cala, tende a calare la pressione. Ecco, anche lì però sempre chi ha la pressione alta di solito assume dei farmaci, quindi potrebbe aumentare l'effetto del farmaco, quindi abbassarla un po' troppo, potrebbe essere anche quello. Comunque il massimo rischio che può accadere è di svenimento, non ci sono rischi molto gravi, diciamo, per questioni molto gravi. Ecco, pure Rosario, qualche domanda? Ma no, volevo sapere, ma è solo per la pressione oppure anche per altre cose, insomma, chi soffre di altre patologie? In verità le controindicazioni della sauna sono fondamentalmente, dei centri benessere in generale non è che abbiano grandi
grandi, grandi controindicazioni in generale, molto onestamente. Oppure no, beh, una controindicazione potrebbe essere chi soffre d'ansia perché comunque è un ambiente chiuso. Bravo, proprio questo intendevo nella domanda. Però c'è un fattore anche, sentivo del caldo molto forte, poi la secchiata d'acqua fredda, una cosa del genere, per abbassare l'escursione. Cioè, quella cosa mi ha fatto raggelare un attimino il sangue. Ad esempio, io che nonostante la insegno, onestamente, il secchio freddo... No, non è che può comportare, diciamo, qualche cosa di... No, non è pericoloso di sicuro, perché per l'amor del cielo... No, cioè, non è pericoloso, comunque sì... le controindicazioni abbiamo detto sì, sono malattie cardiache oppressorie, ci sono delle varici, quindi le problematiche venose, quindi sono sempre malattie, ovviamente la gravidanza per il bagno turco, ciclo mestruale, fenomeni infiammatori in genere, o la febbre ovviamente, oppure se uno è in stato di ebbrezza, ovviamente ubriaco. D'altronde noi vediamo in questi filmati del nord che si buttano nella neve, nord fanno la sauna e poi si buttano, cioè, e poi io... vengono fustigati. No, ma io già faccio fatica a fare la sauna perché soffro il caldo, no? Cioè, mi porta proprio un disturbo il caldo molto forte, mi fa stare male perché già è caldo. Poi dopo avere sta cosa ghiacciata addosso, no? Cioè, rimango lì fermo, insomma, per minimo 4 ore, non riesco più a muovermi, o no? No, dico perché per esempio io sono abbastanza particolare su questo, perché non soffro molto il freddo, però il caldo proprio è una cosa micidiale per me. Comunque, ad esempio, poi sono persone che, ad esempio, a me da più, io riesco più a stare nel bagno turco, quindi l'umido mi dà meno fastidio del secco, quindi va anche lì molto a persone, veramente sì. è una preferenza personale. Cosa fare? Il percorso corretto, se uno lo utilizza, diciamo, perdonatemi il termine, a scopo terapeutico, sarebbe di passare secondo tutti i diversi passaggi, comunque sono concepiti per creare dei percorsi, quindi richiedono appunto, andrebbero fatti appunto dei percorsi, passando da sauna a bagno turco, fare la doccia fredda, aspettare 10 minuti, tornare altre due volte, fare l'idromassaggio. Quindi se uno volesse usarlo non a puro scopo di relax, sarebbe indicato fare un percorso, diciamo, questo è quello che dovrebbe avvenire. Però molte persone, i centri benessere ormai sono anche frequentati giusto per ritrovare un momento di tranquillità, di serenità, di complicità col partner, di evasione, diciamo, dalla vita quotidiana. Quindi ormai l'utilizzo è anche molto questo, diciamo che la sauna e il turco sono anche un po' un escamotage, ma per un momento di relax psicofisico, ovviamente. Sì, questo certamente è molto importante. Io sono rimasto ai vecchi film di spionaggio in cui le saune erano ricettacoli di agenti segreti, ogni tanto qualcuno ne usciva morto, ecco. Accoltellato. Ecco, ma non per la sauna, ma per altre non cose. Non per la sauna, certamente. E via discorrendo, quindi indubbiamente fa bene, poi come diceva. E fa bene alla pelle per questa pulizia, sì, che sì. Si può ricreare tramite il sudore. È un drenaggio delle tossine del nostro corpo, questo è quello che fa. Un'altra cosa, dimmi scusa, dicevi? Molto? No, dicevamo, parlavamo delle tossine, parlavamo di espellere queste tossine che per tutti quelli che rimangono poi chiusi per tante ore in ambienti malsani, perché l'ambiente malsano è anche quello dell'ufficio, certo. della fabbrica, dove spesso ci sono vapori, calori e via discorrendo, è indubbiamente una cosa estremamente positiva. A me non è che piaccia particolarmente, l'ho provata quando andavo in palestra, ma lo utilizzavo sempre con quel timore di cui abbiamo parlato prima, del pericolo per
chi ha l'alta pressione e via discorrendo. Certo. Quindi assolutamente una, sì, può essere una controindicazione, bisogna, ovviamente non va presa mai come scherzo, però sì, non ha alcune indicazioni abbastanza relative, diciamo, quindi può essere affrontata con sicurezza e comunque dà un beneficio, sicuramente aiuta, oltre che nel relax mentale, comunque un luogo di silenzio, bisogna stare in silenzio, quindi anche un luogo di meditazione, se passate. Esattamente, che io poi sono sempre stato e sempre mi batto per il silenzio, che è una delle cose più belle che ci sia in natura e per la ricreazione dello spirito. Proprio parlando di silenzio, arriviamo a una nuova, esatto, a una nuova tecnologia, chiamiamola così, nuova relativamente, nuova in Italia, che è una cosa che mi preme particolarmente, perché è uno strumento estremamente benefico, ad ampissimo spettro, che è quello che si chiamano le stanze di deprivazione sensoriale o stanze di galleggiamento. Le stanze di galleggiamento, o chiamate anche floating room, nascono molto tempo fa, perché nascono, pensate, negli anni 70, nascono anni 70 negli Stati Uniti. Il galleggiamento si basa, il floating o depressione sensoriale si basa su due concetti. Da una parte il galleggiare, adesso vedremo come si ottiene, dall'altra parte la deprivazione sensoriale, che può essere un termine spaventoso, ed è anche stato utilizzato in modo, diciamo, da tortura, anche se in verità non da questo, ma la unione di questi due concetti principali permettono di provare di vivere quella che può essere considerata come l'esperienza di rilassamento più profonda che si possa provare. Come viene ottenuto? Si utilizzano, sono delle novità, meno in Italia si contano meno di 10 di queste stanze di deprivazione sensoriale, sono semplicemente delle vasche di 2,5 metri per 1,5, inserite, una vasca che è una vera e propria stanza, perché è anche alta 2 metri, che all'interno ha 30 centimetri d'acqua indicativamente, e pensate, è riempita con circa 0,5 tonnellata di solfato di magnesio, chiamato anche sale di Epsom. E questa soluzione che si viene a creare, che ha una densità salina altissima, pensate che è indicativamente 12 volte più galleggiabile dell'acqua del mare, nonché circa 3 volte più galleggiabile del Mar Morto, che è considerato l'apoteosi, chiamiamolo, della possibilità di galleggiare in acqua. In questa soluzione il corpo può galleggiare. Un attimo soltanto. Un attimo, perché non mi arriva la voce, Simone. Alfredo, parla un attimo. Un attimo soltanto. Mandiamo il brano mentre risolviamo questo problema tecnico.
Bene, cari amici, ed eccoci ritornati online, insomma, con l'audio. Si spera sempre che con Skype, ci sono sempre dei problemi tecnici ultimamente. Allora, caro Alfredo, chiediamo scusa comunque di questa breve interruzione. Certamente. Avete ascoltato un bellissimo brano, comunque, di un nuovo gruppo che ho scoperto su jamendo.com. Sono i Cremif, non so pronunciare, insomma, Voltage il brano. Andatevelo a cercare tranquillamente su jamendo.com, insomma, che non mettete Cremife, proprio scrivete, trovate il gruppo. Alfredo, a te la parola. Ok, riprendo ricordandovi che qua siamo sempre nella trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento, che ora ha una doppia emissione. L'abbiamo sul storico radioscience.it in video e in audio, e l'abbiamo anche sul nuovo blog e nuova radio qui a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, radiorenoweb.it, e lo potete ascoltare su questa nuova emittente web in audio solamente, poi chissà, nel futuro anche video, ci saranno sempre delle novità. Non mettiamo limiti alla provvidenza, Alfredo. Non mettiamo rischi, forse arriveremo anche al 3D e vedremo cosa faremo. Chissà. Parlavamo con il nostro amico e collaboratore Simone Stori di Floating ed esattamente di camere di sensoriale. Esatto, quindi stavamo discutendo di come appunto riusciamo a ottenere la deprivazione sensoriale. Deprivazione sensoriale si intende ovviamente l'abbattimento di tutti gli stimoli esterni che il nostro corpo deve gestire, che pensate richiede più dell'80% delle nostre risorse cerebrali. Cioè il nostro cervello normalmente utilizza più, quasi la totalità delle sue capacità per gestire appunto gli stimoli esterni. In questa stanza riusciamo a toglierli tutti, e cosa facciamo? La gravità, quindi riusciamo quantomeno a dare la sensazione di non viverla grazie al galleggiamento appunto in acqua salata. La temperatura l'annulliamo, in quanto l'acqua viene messa a temperatura neutra, che è 34,8 gradi. E all'interno ovviamente della stanza si creano, dopo un primo momento di ambientazione con luci e musica, si viene a creare buio e silenzio assoluto. Quindi viviamo questa condizione di deprivazione sensoriale. Che cosa succede? Innanzitutto queste sedute durano dai 60 ai 90 minuti in media. 90 minuti è più consigliabile rispetto a quella dei 60, anche se negli Stati Uniti, dove è nata, ci sono persone addirittura che stanno nelle vasche anche molteplici ore, c'è gente che si fa anche, dorme proprio internamente tutta la notte. E che cosa succede? Che il nostro corpo, in questa nuova condizione che non si può praticamente sperimentare in nessun'altra condizione attualmente sulla Terra, inizia a avvertire dopo un pochino di tempo che qualcosa che non va. E la prima sensazione che di solito viene provata da chi galleggia, riportata, è la perdita dei confini corporei. Ad esempio anch'io personalmente, la prima volta che ho galleggiato, dopo un pochino non mi riconoscevo di avere le dita, quindi muovevo le dita per dire se le avevo ancora, perché abbiamo una fusione del corpo con l'acqua. E cosa succede? Che l'organismo, che viene totalmente defaticato a livello fisico e a livello mentale da tutti gli stimoli esterni, permette di entrare in una fase di profondo rilassamento. Profondo rilassamento che viene comunque poi anche vissuto a livello fisiologico, perché il nostro corpo risponde, a livello scientifico è stato dimostrato, innescando la risposta di rilassamento. Quindi è un antagonista di tutta la risposta, quella che viene finita la risposta da stress, che vuol dire innalzamento della pressione, la creazione ad esempio di una maggiore frequenza cardiaca, pressione più alta,
respirazione più affannata, produzione di cortisone, di cortisolo, scusate, produzione di adrenalina, non adrenalina, che è quella che possiamo definire come la risposta dello stress. Quindi lo stress, che sia mentale o fisico, al corpo interessa poco, va a innescare una risposta che è ovviamente molto importante, perché ci permette di metterci in condizioni di rispondere, quello che è un meccanismo ancestrale di attacco e fuga, quello che succede alla gazzella quando vede al leone. Quindi attiva dei meccanismi che è definito di attacco fuga, quindi attiva dei meccanismi per rispondere a questa situazione, diciamo di attacco, che però, ok, che lo stress è positivo, ma se diventa cronico, quindi diventa molto prolungato nel tempo, ovviamente diventa, come sappiamo, negativo, perché va a innescare tutti anche dei meccanismi fisiologici che non sono proprio benefici. All'interno invece di questa stanza, poi valuteremo fra poco anche tutti i suoi benefici, diciamo a livello di indicazioni, riusciamo a ricreare questa nuova condizione veramente particolare, che può essere e viene definita dai più come la situazione di rilassamento più profonda sperimentabile nella vasca. Il primo paragone che vi do, il primo esempio, è che stare all'interno della vasca per circa un'ora equivale a fare un sonno molto profondo di oltre 3 ore, quindi avere un ciclo completo REM. Prima di finire nei benefici, voglio darvi giusto qualche indicazione sulla storia, come è nata. Nasce negli anni 60, in verità, da uno scienziato che è il professor Lilly negli Stati Uniti, che è uno scienziato e uno psicanalista, che stava studiando e voleva capire, la sua tesi di ricerca era capire se il nostro cervello avesse effettivamente bisogno di stimoli esterni per mantenere uno stato di coscienza. Quindi voleva capire se il nostro cervello aveva per forza bisogno di qualcosa di esterno per, diciamo, agire, per essere funzionante. E in verità si andò a scoprire che il nostro cervello, in verità, se non ha gli stimoli dall'esterno, se li va a cercare dall'interno. E per di più va a bilanciare quello che è il nostro, in generale, il nostro atteggiamento generale. Cosa vuol dire questo? Se siamo molto razionali, va a bilanciare anche il lato emotivo del nostro cervello, quindi c'è un bilanciamento degli emisferi cerebrali. Se siamo molto, ad esempio, se siamo iperattivi, all'uscita della vasca saremo più rilassati, saremo, diciamo, quasi fiacchi, perché il nostro corpo aveva bisogno di bilanciarsi in quel senso. Chi invece, diciamo, è un pochino più tranquillo e calmo, di solito quando esce dalla stanza diventa molto energico. Quindi diventa uno strumento di bilanciamento e di ricerca di quel concetto, diciamo, globale, che si può definire come l'omeostasi. L'omeostasi è un equilibrio globale, un termine anche medico, o anche, chiamiamolo anche filosofico, di bilanciamento, di ricerca di un equilibrio psicofisico. Come fece questo studio Lilly? Lui lì trovò una vasca verticale che veniva usata nella seconda guerra mondiale per gli studi sui sommozzatori, e lui iniziò si è immerso lui personalmente, gli studi li ha fatti proprio su se stesso, dentro questa vasca, che era molto ancestrale, era una vasca in cui bisognava mettersi proprio un mega casco per respirare, coprire proprio con del nastro nero gli occhi, e quindi iniziò in maniera molto primordiale a studiare deprivazione sensoriale. A quel punto ci fu anche ovviamente uno sviluppo tecnologico delle stanze di galleggiamento, che sono state portate, diciamo, su assetto orizzontale, e sono diventate quelle che erano le prime vasche di galleggiamento, che appunto sono delle specie di sarcofagi, per vedere entrare, sono abbastanza, diciamo, un po' inquietanti effettivamente da utilizzare, che sono molto basse e completamente isolate. E poi piano piano c'è stato uno sviluppo anche commerciale, fino ad arrivare a quelle che noi utilizziamo adesso in Italia tramite ad esempio il network che io rappresento, che è Float Your Mind, che sono proprio le grandi stanze che permettono anche un maggiore tranquillità e serenità
e anche alle persone che ad esempio possono soffrire di claustrofobia, che è una delle domande che ci fanno. Proprio la domanda che volevo fare era questa: io non soffro assolutamente di claustrofobia e potrei essere tranquillamente un vampiro che dorme in una bara, però esistono tante persone, io ne ho conosciute, che evitano gli ascensori, che evitano i luoghi chiusi, cioè soffrono seriamente di claustrofobia. Certo. Sono indicate queste cose? L'indicazione c'è, cioè, comunque il beneficio c'è, è avere una progressivamente lavorare sulla propria claustrofobia, che in verità a livello tecnico la vasca ha una concezione, un design particolare delle forme che permette di non essere così claustrofobica come sembra. Sicuramente non può entrare in quelle vecchie, nelle vasche. Beh. Inoltre l'inizio c'è una fase, non è che tu entri e sei nel nero, ma c'è una fase di acclimatamento con luci e musica. Tornando alla storia, che è abbastanza interessante, all'inizio quindi questo professor Lilly installò la stanza nella sua casa di Malibu, iniziò a invitare le persone a provarlo e divenne una grande moda. Tante persone, proprio negli anni 80 ci fu il primo boom del galleggiamento con persone anche proprio anche tipo John Lennon o anche altre persone molto celebri, come anche Robin Williams, atleti professionisti, sportivi, VIP utilizzavano la stanza. E poi la moda arrivò, diciamo, al massimo con la comparsa, con l'uscita al cinema di un film che può essere definito un cult da chi piacciono i film, di Kurt Russell del 1980, che è Stati di allucinazione. Ah. Non so se. E proprio... poi comparve anche nei Simpson, quindi a quel punto lì. Esatto. Alla benedizione. Esatto, il film è abbastanza. Io l'ho visto l'altra sera, l'ho guardato in streaming, è abbastanza inquietante perché comunque va a rivivere la storia del galleggiamento ma sotto un punto di vista molto, chiamiamolo, psicologico, diciamo meditativo, nel senso che c'è una regressione del protagonista che si immerge sempre in questa vasca, una regressione a quello che viene definito un protumano, cioè praticamente un ritorno alle origini. Ma perché poi il galleggiamento effettivamente va a riattivare o a bilanciare anche i nostri sistemi di regolazione che sono molto ancestrali, che poi tecnicamente si chiama il sistema di attivazione reticolare. Dopodiché ci fu purtroppo con l'avvento nel fine anni 80 scoppiò, diciamo, il caso AIDS e quindi l'AIDS nacque un periodo di paura verso tutte le condizioni, diciamo, di scambio fra le persone, e molte persone avevano paura che galleggiando o andando in piscina potessero contrarre l'AIDS, cosa ovviamente non vera, e quindi ci fu un decadimento di questa tecnica, che poi riprese una grandissima moda all'inizio degli anni 2000, in particolare 2005. Considerate che negli Stati Uniti si contano oltre 500 centri di galleggiamento, è una pratica estremamente diffusa, molto, molto benefica, viene vissuta in maniera un po' diversa, molto, molto a livello di meditazione, perché è uno strumento molto importante anche per incrementare la meditazione, perché all'interno della vasca il nostro cervello raggiunge molto velocemente uno stato cerebrale particolare, delle onde cerebrali che si chiamano onde teta, che sono le onde che noi abbiamo nel sonno vigile, che sono le onde associate alla meditazione. Quindi chi fa meditazione, ad esempio, all'interno della stanza può raggiungere il suo stato di meditazione in maniera molto più rapida e molto più profonda rispetto a fare il classico, chiamiamo, percorso. Inoltre, oltre al rilassamento, quindi a benefici, diciamo, di questo campo, quindi nel campo della mentale, della meditazione, noi cerchiamo di sfruttare in maniera particolare gli importanti benefici che il galleggiamento ha anche sul corpo. Ad esempio, viene molto utilizzata per la cura dell'insonnia, perché in quanto permette di migliorare in maniera di riposarsi effettivamente in maniera
molto spinta, diciamo così, nonché permette un miglioramento con un uso regolare del galleggiamento, permette di migliorare la qualità del sonno. Un altro utilizzo molto interessante è quello, ad esempio, nel branco dell'incremento della creatività. Ad esempio, viene utilizzato da molti artisti per trovare nuove idee, nuove soluzioni, oppure ad esempio da manager per incrementare la capacità chiamata di problem solving, quindi di trovare nuovi stimoli, nuove idee grazie a questo bilanciamento fra gli emisferi. Oppure viene utilizzata molto in campo sportivo o anche in ambito business per quella che è considerata la tecnica di visualizzazione, in cui ad esempio lo usano molto gli sportivi. Vi è mai capitato di guardare prima delle gare di Formula 1 ad esempio il pilota che è fermo nel paddock, che muove la testa come se sta ripetendo mentalmente la gara? Quindi questa si chiama tecnica di visualizzazione, che in quanto il nostro corpo, la nostra mente non capisce se effettivamente quello che è, se è vero quello che è immaginato, quello che è reale. Quindi permette di replicare nella nostra mente quello che noi andremo a fare per poterlo ottimizzare e rendere più efficace. Viene utilizzata anche per l'abbattimento del jet lag, questo anche molto da manager, che dai viaggi intercontinentali permettono di avere un recupero dal jet lag molto molto rapido. Ma uno dei benefici, diciamo, decisamente più utili per il nostro corpo è l'utilizzo del galleggiamento all'interno di cicli di allenamento intensivi sportivi e anche in ambito di fisioterapia e riabilitazione. Perché questo? Perché la vasca, il galleggiare, permette ad esempio nel corso dopo un trauma di recuperare, ovviamente combinato magari con un fisioterapista, un approccio fisioterapico, permette di recuperare in maniera molto più rapida la nostra funzionalità muscolare ortopedica. E quindi è uno strumento molto utile nel campo traumatologico e fisioterapico. Oppure un altro utilizzo molto utile, per cui ad esempio viene utilizzato in maniera molto importante all'estero da centri sportivi e squadre internazionali famose, ad esempio di rugby, di football americano, anche di calcio ad esempio in Inghilterra, è che la vasca di galleggiamento permette un recupero dopo l'allenamento intensivo estremamente più rapido, abbattendo anche l'acido lattico. Quindi di solito dopo un allenamento molto importante lo sportivo ha bisogno di un periodo, di solito sono 24-48 ore di stop, di fermo, per permettere al corpo di recuperare prima di passare a un secondo allenamento. Galleggiando fra un allenamento e l'altro questo recupero è molto più rapido, nonché ad esempio c'è anche un sincero abbattimento dell'affaticamento muscolare e dell'acido lattico. Un esempio anche che è successo a me, una prova: mia moglie ha fatto una settimana di palestra, aveva ricominciato da poco, andando in palestra tutti i giorni, il giovedì aveva i muscoli a pezzi, non riusciva ad alzarsi, venerdì mattina l'ho fatta galleggiare e quando è uscita, diciamo, perdonatemi magicamente, ma l'acido lattico era sparito e quindi era riuscita a recuperare in maniera molto importante da questo, chiamiamolo, problema, diciamo così. E quindi può essere utilizzata per queste cose, nonché può arrivare a sfociare in utilizzi veramente medicali, come ad esempio cose anche molto, secondo me, a importante impatto sociale, come ad esempio la terapia della fibromialgia, che è una malattia molto molto invalidante. La fibromialgia è una patologia, infiammatoria, è una patologia caratterizzata da un dolore costante ai muscoli e alle articolazioni. Sono persone che veramente hanno una grande difficoltà a avere anche una vita quotidiana, perché appunto hanno un dolore praticamente costante a questi muscoli purtroppo non si sa ancora la causa, e
Però le cause ipotizzate sono un'aumentata percezione del dolore, nonché anche una carenza di magnesio. E si è visto, e qua addirittura pensate che c'è un progetto di ricerca internazionale, attenzione a quello che sto dicendo, attenzione, tutto apportato da una ricerca scientifica importante, siamo a oltre 300 articoli scientifici sul galleggiamento, c'è un progetto internazionale sulla fibromialgia, in quanto si è visto che galleggiare permette di avere degli importanti benefici, sia da perché riduce la percezione del dolore, sia perché galleggiare nel solfato di magnesio permette al corpo di assumere questo sale, chiamiamolo per via percutanea, quindi c'è un assorbimento da parte del corpo del magnesio di cui queste persone sono carenti. Altri utilizzi medici sono utilizzati ad esempio nell'artrite reumatoide, come beneficio nel colpo di frusta, quindi sempre nel campo traumatologico, nella gestione del dolore, quindi di persone che soffrono di dolore cronico, e quindi ripetendo, quindi è uno strumento a nostro pensare estremamente potente e benefico per il corpo e per la mente. Quindi ricapitolando un pochino quella che è l'esperienza, quindi cosa succede? Che si arriva nel centro, attualmente sono veramente molto pochi, per chi è interessato può visitare il sito www.flowatyourmind.it, che è un network che punta allo sviluppo di questa cultura del galleggiamento che purtroppo attualmente manca in Italia. Quindi si arriva, si effettua un colloquio con un nostro floating specialist, che è un trainer che aiuta a individuare e a spiegare meglio che cos'è il galleggiamento e cosa la persona può trarre come beneficio dal galleggiamento per lui, perché abbiamo visto che è uno strumento ad ampissimo spettro che va nel campo fisico, mentale, intellettivo, emotivo. Si fa una doccia, ci si pulisce molto bene, si entra quindi all'interno della vasca, è un'esperienza privata, si fa da soli, si fa nudi, si è ovviamente in solitaria all'interno della stanza, si entra dentro, c'è una prima fase di solito 10 minuti di ambientazione con la musica e con le luci, dopodiché si viene a creare la fase di deprivazione sensoriale, quindi si crea buio e silenzio assoluto in cui si va a rimanere per circa 50 minuti. Dopodiché c'è una fase di risveglio con sempre una riapertura delle luci e della musica progressiva. Quando un attimo ci si è ripresi da questa fase, si esce, si fa una doccia e, a differenza di quello che succede nel mare, quando usciamo abbiamo le grinze alla pelle, siamo disidratati, quando usciamo dal galleggiamento e rimaniamo, anche a volte si può rimanere per molte ore, la pelle paradossalmente è estremamente idratata e soffice. Quindi quando si esce ci si fa una doccia, è consigliato di non usare degli shampoo perché comunque teniamo i benefici del sale per un altro pochino di tempo, e alla fine ci si può rilassare, bere una tisana e sempre il nostro floating manager va a intervenire alla fine per discutere con il nostro ospite bene che cosa il galleggiamento gli ha dato, e quindi guidarlo nell'interpretazione di quello che è uscito da questo mezzo. Indubbiamente è una pratica estremamente interessante e speriamo che prenda sempre più piede, perché come tu hai detto ha uno spettro di benefici enormi. Rosario, ti sei interessato? La mettiamo nel castello anche? La mettiamo nel castello la vasca, insomma, abbiamo la tanto spazio, mettiamo una vasca, una piscina addirittura. È una piscina completa, perché insomma ecco, sì, indubbiamente è indicato per tante cose. Volevo fare una domanda. Dimmi, Rosario. Mi dicevi, però non è molto indicato per chi soffre di stati d'ansia, giusto? No, oltre verità, a chi no, soffre di no. O e viceversa, ho capito male io? No, è indicato per chi soffre. Ah, bravo, ecco, no, perché forse avevo capito male io, sicuramente ho capito male io. È indicato perché viene utilizzato, in questo caso è consigliato con un supporto psicologico,
E infatti ho tralasciato questo argomento, viene utilizzato anche a livello, sempre diciamo, nell'ambito paramedico, diciamo così, in supporto psicologico per la terapia anche ad esempio dell'ansia, della depressione e delle dipendenze. Perché secondo me queste tre cose che hai detto sono proprio il male che subiamo noi in questa società di oggi, insomma. Certo, è verissimo. E poi soprattutto in una società che conosciamo è iperstimolante, perché sappiamo che c'è sempre più necessità di stimoli, vediamo sempre luci, rumori, suoni, come diceva prima Alfredo, il silenzio è qualcosa che è diventato raro. Esatto. Ah beh, volevo farti una domanda. Basta che chiudi gli occhi la notte, che non dovrebbe esserci rumore, chiudi gli occhi e ti metti un attimo lì, ti senti sempre un rumore, non senti mai proprio. Esatto. Pensate che addirittura anche invece nella stanza di galleggiamento puoi arrivare a sentire, e spesso le persone lo riferiscono, vanno a sentire il proprio battito cardiaco, la propria respirazione. Quindi si crea una nuova condizione che è veramente qualcosa di molto difficile, anche complesso da spiegare, perché va veramente provata, e speriamo si crei appunto una cultura, che è quello che effettivamente manca in Italia, perché è uno strumento, e finisco, che abbiamo già fatto l'orario, con una citazione di Lilly, dell'inventore, che dice che l'esperienza del floating è unica e personale, e da questa esperienza ognuno ottiene esattamente ciò di cui ha bisogno in quel momento. Perché, come abbiamo detto, quello che invece faccio io come paragone nei corsi, abbiamo detto che la vasca è uno strumento per ottenere, per riportare il nostro organismo, il nostro ambiente, verso un equilibrio. Quindi certo. chi è iperattivo ha bisogno di rilassarsi, chi è mogio ha bisogno di attivarsi, chi ha la frequenza alta ha bisogno di abbassarla, quindi... Certo, è un sistema di bilanciamento che permette appunto di avere veramente tanti tanti benefici in qualcosa che è veramente molto banale, perché alla fine è l'esperienza del nulla. È vero. Quindi è qualcosa di particolare. Alfredo l'ha provata? Certo, poi puoi dire anche che, se non erro, si aprirà anche a Padova, giusto? Noi stiamo aprendo, abbiamo i primi due centri, sono uno a Udine all'interno di un bellissimo resort di Fagagna, del Valle Verde Resort, uno a Bologna nel mio centro. Noi lo utilizziamo invece ad esempio per la paura del dentista, la stiamo utilizzando perché, come abbiamo detto la volta scorsa, ansia e relax non possono convivere. Quindi se io prima di vivere l'ansia del dentista faccio rilassare la persona, e nella vasca c'è un rilassamento forzato, diciamo così, la paura del dentista viene un pochino a mancare. E poi stiamo aprendo appunto nuovi centri, c'è anche in programma un'apertura a Treviso, una a Padova, e poi Così Rosario ci vai anche tu a Treviso. Certo. Fai una trasmissione tutta dedicata dall'interno della stanza, dall'interno. Dentro la stanza. Simone, puoi ripetere il sito per andare a vedere? Sì, sono interessato appunto, a parte puoi contattarci via mail o su Facebook, abbiamo anche il canale, il nostro network si chiama Float Your Mind, che è Float Your Mind, www.floatyourmind.eu o.it, uguali, se vuoi scriverlo poi sul sito. E speriamo, se appunto se qualcuno ha domande, qualcuno è interessato a provarlo, volentieri rispondiamo a qualunque dubbio, invitando appunto a provarla, perché è veramente un'esperienza totalmente innovativa, che oltre a essere appunto innovativa in sé come esperienza, sicuramente va a dare dei benefici molto molto importanti per il corpo e per la mente. Ok, siamo arrivati anche questa volta alla fine della nostra chiacchierata, come sempre estremamente precisa e dettagliata. Questa è una tua caratteristica, Simone. Grazie. Speriamo che portino beneficio. Non abbiamo parlato di un'altra cosa che va moltissimo, addirittura adesso anche in casa, l'idromassaggio. Sì. Casomai ne accenneremo un'altra volta. Andiamo. Io ti ringrazio, ti aspetterò per un prossimo incontro in cui, come avevamo già deciso, parleremo della cura, dell'igiene dentale in casa.
Certo, quindi tutti quei prodotti, spazzolini, spazzolini elettrici, colluttori, fili interdentali e via discorrendo, che certamente sono un aspetto molto importante anche questo dell'igiene dentale. Certamente. Altre cose, tu Rosario hai qualcos'altro? No, questo qui sta riguardando l'igiene dentale, sarebbe una bellissima cosa anche questo. Certo. Perché dare dei consigli è sempre un piacere, poi ovviamente sa chi riceve il consiglio, insomma, li metterlo in pratica. Io sono molto rammaricato per chi stasera ha seguito il Festival di Sanremo invece di seguire noi. Vabbè, ma stanotte Rosario, quante cose ha perso, ecco, però può rifarsi, insomma, almeno riascoltandosi le nostre repliche. Andranno e soprattutto andare su YouTube, che già da stanotte metterò questa trasmissione su Facebook e su YouTube, quindi potranno comunque vedersene. Cioè, e poi lo potranno anche riascoltare in radio. Adesso consulto la mia agenda. Bravo. Il giovedì alle ore 22 su radiorenoweb.it, dove ci sarà la replica in audio di questa trasmissione. Mentre domani, per la chiusura, mentre sulla web TV domani alle ore 14. Quindi, come vedi, insomma, manderemo più volte in replica questa trasmissione, anche per chi volesse ascoltarla, che poi è stata anche una piacevole chiacchierata fino alla fine di spiegazioni, no? Cose che io non conoscevo neanche dell'esistenza. Veramente, devo essere onesto. Bene, dai, che diventerai un abitué a Treviso. Sì. Ah. Benissimo, cari amici, allora vi ricordo della trasmissione domani delle ore 18:30 con Spazio Aperto e delle 22 sempre domani con Osservatorio Antimafia. Abbiamo già ricordato che questa trasmissione entra in replica in questi giorni. Alfredo, hai detto sulla Radio Reno Web a che ora? Alle 22 di giovedì. Perfetto. E sulla web TV invece, qui su Radio Science, domani alle ore 14, e poi la trovate su YouTube tranquillamente. Un caro saluto a tutti quanti, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre di martedì, sempre con l'amico Don Chisciotte del suo castello e il fido Sancho Pancia sul suo asinello. O no? No, è un asinello, Alfredo, Sancho Pancia, non lo so. Certamente. Certamente. Dovevo portare le provviste. Le provviste, benissimo. E quindi saluto caramente Simone, il dottor Simone Stori. Simone, ti do del tu, ti do del lei, insomma. Minimo. Alla mia veneranda età, conoscendoti sin da bambino. Quindi esatto. E diamo appunto al dottor Simone Storia anche per una prossima trasmissione sull'igiene dentale, insomma, tutte le spiegazioni che sono utili, diciamo, da mettere in pratica tutti i giorni, perché la maggior parte delle persone trascurano appunto questa parte del nostro. Io sono il primo. Alfredo, siamo un po' tutti, diciamo, colpevoli su questo, insomma. Mia colpa, mia grandissima colpa. Ma io dico, invece dei denti, ci avessero fatto una bella chiostra osseo, non era la stessa cosa. Questa per me è sempre stato il grosso dubbio. Qui bisogna prendersela col personaggio in quale uno crede, insomma, non lo so. Il costruttore. Benissimo. Un caro saluto e andiamo subito con la sigla.